Sì, una rapina, perché non ci sono altre parole, con un blitz nel caldo di Ferragosto il governo ha tolto 1,6 miliardi a 96 città per riqualificare le periferie, per riqualificare i quartieri. Per noi vuol dire lungomare nord, da Torre Pedrera a Rivabella, 18 milioni che dalla sera alla mattina con un blitz sono stati cancellati. Una cosa inaudita, mai visto una cosa di questo tipo. Tenete conto che avete visto anche dalle immagini, io insieme ad altri 100 sindaci sono andato con la fascia che rappresenta la comunità, la patria, a firmare a Palazzo Chigi con il governo una convenzione, un contratto. Non è che come dire, quei fondi erano scritti sull'acqua. Andremo avanti, battaglia dura, ricorsi legali, ricorsi giuridici, ricorsi alla Corte dei Conti, diffida al governo, esposta al Presidente della Repubblica. Non escludo anche un atto provocatorio, visto che Rimini applica l'imposta municipale unica, l'IMU, ai suoi cittadini, come previsto dalla legge, poi dà i soldi a Roma, 12 milioni all'anno, visto che sospendono i finanziamenti ai comuni, dicono per 2 anni, noi sospendiamo il trasferimento delle risorse a Roma. Ci commissarieranno, ci manderanno a casa, non lo so, però qui quello che non si è mai visto è accaduto. Cambia il governo il colore e dai una sciabolata in faccia ai cittadini. Non esiste, prima viene la città, vengono i progetti partecipati, non può venire un partito, non può venire il rancore, il livore, la vendetta. Poi c'è qualcuno, i parlamentari locali, che dovrà dimostrare che hanno a cuore non la propria casacca, non la propria poltrona pagata 10.000 euro, ma gli interessi di Torre Pedrera, di Viserbella, di Viserbe, Rivabella, perché a settembre alla Camera possono dire sì, ci siamo sbagliati. Stanno già raccontando delle fake news, delle bugie. Nel titolo del milleproroghe c'era più soldi ai comuni, hanno votato all'unanimità tutti i partiti. Bene, chi si è sbagliato e che oggi vede che c'è una grande rapina, alla Camera a settembre dice mi sono sbagliato, ripristiniamo i fondi. Questa è una grande rapina. Fanno passare l'idea di più fondi ai comuni e poi rapinano 1,6 miliardi ai comuni. A Rimini 18 milioni. Mi fa piacere che qui c'era la comunità. Questo è un progetto non calato dall'alto, non l'ha fatto il sindaco, non l'ha fatto l'assessore. Ci abbiamo lavorato insieme col sindaco e l'assessore, l'hanno fatto i cittadini. I luoghi identitari, il surcion, come facciamo il passaggio per i bambini, per le carrozzine, per gli anziani, come facciamo la mobilità alternativa. Un progetto partecipato dal basso che viene cancellato col furore dell'ideologia politica. Non passerà, vogliamo che i parlamentari eletti a Rimini oggi si esprimano per i cittadini e non per chi gli dà lo stipendio e il loro partito. Ma io non so se Croatti ha detto questa cosa qui, se l'ha detta evidentemente rimarca il fatto che non sa di che cosa parla, perché se c'è un finanziamento che non è a pioggia, è un finanziamento calato su un progetto puntuale che hanno fatto i cittadini, gli abitanti. Solo qualche settimana fa abbiamo fatto delle assemblee con migliaia di persone, abbiamo portato un box di vetro con il progetto dove i cittadini potevano andare a dire sì, questa strada la farei così, il surcion, la fonte surgiva la riqualificherei così. Dov'è il finanziamento a pioggia? A pioggia è quando li disperdi, quando magari li dai senza che ci siano progettualità, progetti. Noi siamo al progetto esecutivo, siamo a procedure in corso, sono passati 6 mesi. Forse non solo Croatti, ma tutti i senatori devono sapere che ci sono dei tempi di legge per fare il progetto preliminare, esecutivo, per fare la gara che dura 3 mesi, una gara per affidare i lavori, poi c'è il tempo per la verifica della gara, ci sono dei tempi tecnici. Di che cosa stiamo parlando? Noi abbiamo firmato il 18 dicembre, questa è una rapina, adesso non dicano cazzate, riparino l'errore non per il sindaco di Rimini, non per Rimini, ma per i cittadini di questa città.